si sposa con quello che sono io. Io sono una madre, sono una moglie, ho due figli, un ragazzo di 26 anni che non vive più a Imperia, è andato a lavorare a Padova, una figlia di 22 anni che studia giurisprudenza e che avrà anche lei un percorso molto difficile prima di entrare a pieno regime, si spera, nel mondo del lavoro. E poi c'è tutto quello che ha a che fare con la mia professione, perché io non sono un politico di professione, io sono un formatore, quello che faccio tutti i giorni. Ho a che fare con tanti giovani, con tanti ragazzi, con tanti adolescenti e con i loro genitori. Lavoro in un contesto scolastico molto complesso, dove è un contesto scolastico che si occupa, dove i percorsi sono finanziati dall'Unione Europea, sono percorsi di formazione professionale che servono proprio a fare in modo che quei giovani non siano dispersi. Quindi io tutti i giorni mi confronto con giovani in difficoltà, con genitori che non sanno come aiutare i propri figli perché non dispongono delle risorse, con giovani che avrebbero bisogno per le loro problematiche adolescenziali e non solo di intraprendere dei percorsi di aiuto, ma sono sballottati da un servizio all'altro, sono ostaggio di appuntamenti rari, quindi non hanno la possibilità di intraprendere dei percorsi di recupero che siano strutturati, a meno che i genitori non decidano di spendere del denaro per questo. Ecco, vedete, la mia adesione a Potere al Popolo ha intercettato tutto questo. Ha intercettato la gente in difficoltà, queste persone che non sanno dove andare, a chi domandare aiuto per cose per le quali hanno diritto. Perché il diritto alla salute è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, non solo, e non è un diritto garantito come tanti altri diritti che ci sono stati sottratti arbitrariamente nell'ultimo decennio per effetto delle politiche di austerity che sono state praticate, che hanno imposto i vincoli di bilancio e che hanno imposto il patto di stabilità e che sottraggono le risorse. Non possiamo fare a meno di pensare a questo, specialmente se mi viene in mente un articolo che ho letto qualche giorno fa relativo ai dati sulla povertà in Imperia, che sono aumentati in modo esponenziale, 3.000 poveri nella sola Imperia. Va bene, provo a fare un passo in un'altra direzione a questo punto, per evitare di non focalizzare l'attenzione su alcune tematiche che mi interessano particolarmente. Puntualizzare che Potere al Popolo è un progetto nuovo, è un progetto giovane, è un progetto ambizioso che affonda le sue radici in questa realtà, che è una realtà differente, è una realtà che paga il prezzo della globalizzazione, è una realtà che paga il prezzo di politiche neoliberiste. Ecco perché noi siamo Potere al Popolo e siamo un progetto differente. Siamo un progetto che dialoga con le persone, un progetto che entra, sta in mezzo alla gente e va ad intercettarne i bisogni, se ne fa carico.
che cosa vuole fare potere al popolo, vuole riproporre, vuole recuperare un'idea autentica di democrazia, una democrazia che fino che attualmente è delegata ad un ceto politico che ha allargato la forbice tra le istituzioni e la società, passivizzando milioni e milioni di persone che hanno perduto la fiducia nel sistema politico, hanno perduto la fiducia nella politica a scuola. Quando io propongo ai ragazzi la lettura di articoli di giornale che hanno a che fare con la politica, volete sapere qual è la risposta? Ma prof, ma chi se ne frega? Tanto sono tutti ladri. È questa la risposta che io ricevo dai miei adolescenti. Questa è la risposta che io vi riporto tal quale dei ragazzi che io seguo da tanti anni.